o della lezione. I think you've all noticed already the importance of the concept chesed, love or loyalty or faithfulness. Credo che vi siete già accorti dell'importanza del concetto di chesed, questa parola ebraica che vuol dire amore e fedeltà, l'amore fedele di Dio. Chesed is similar to agape in the New Testament. La parola chesed del Vecchio Testamento è simile alla parola agape nel Nuovo Testamento. And if we want to talk about the missionary perspective, then I think this concept of chesed is also very important. E se vogliamo parlare dell'aspetto missionario del libro di Ruth, dobbiamo concentrarci su questo termine chesed. And what is important to see is that the chesed of God comes through the chesed of people amongst each other. La cosa importante da notare è che il concetto di chesed di Dio arriva attraverso la chesed tra gli esseri umani. It's not 50%, 50%. It's 100% faithfulness among people, which makes 100% of God's faithfulness come true in one's own experience. Non è 50% qui, 50% lì. È al 100% la chesed di Dio, la chesed tra gli esseri umani, che rivela il 100% della chesed di Dio. The other thing to notice, which we always have to remember in the background, is that the book of Ruth in Jewish religion is read out on the feast of weeks, Shavuot. L'altra cosa che dobbiamo ricordare è che il libro di Ruth viene letto ad alta voce nella festa ebraica di Shavuot. That is the feast of weeks is what we call Pentecost. Ed è la festa delle settimane, sarebbe la nostra Pentecoste. So there again, very interesting connection. If we think of it, the harvest festival, the harvest theme in the book of Ruth, and the Holy Spirit coming to make a harvest for God possible. E la cosa interessante è questa associazione, il tema della mietitura nel libro di Ruth, la mietitura che viene ricordata nella festa delle settimane, e poi la mietitura che lo Spirito Santo causa tra le persone per il regno di Dio. So now we come to Boaz, the second person we want to study. Adesso il secondo personaggio che vogliamo studiare è Boaz. We have a very short introduction to him in chapter 2, where we read that he is a family member, he is a man of substance, of worth, of value, and he is family of Elimelech. Al versetto 1 del capitolo 2 abbiamo una brevissima introduzione. Vediamo che Boaz è un parente di Naomi, un uomo di una certa ricchezza, un certo valore, onore, ed appartiene al clan di Elimelech. The important thing here is the Hebrew word describing Boaz. He is an Ish Gibor Chayil. Il termine importante, l'ebraico Ish Gibor Chayil. It has many translation possibilities. So it basically means a man of worth. Questo termine può essere tradotto in diversi modi, ma in essenza vuol dire è un uomo di un certo valore. And the question when we valore read this, nel senso di no, appunto, economico. It's a variety of things. It can be many things. In persona importante, importante nella società, giusto? O per quello che fa o per quello che possiede. And the question we have to ask ourselves, because that is the narrator's word. The narrator tells us he is a man of worth, but we have to find out wherein lies his worth. Ecco, questo è ciò che il narratore ci dice, un uomo importante, ma noi da lettori dobbiamo capire in che senso, importante perché. Is it because he's an important man in society? È perché è importante in società? Is it because he's a wealthy man? Perché è ricco? Is it because he has a good reputation? O perché ha una buona reputazione? And if we want to answer this question, we have to evaluate his actions and his words in this story. E per capire
in che senso lui sia un uomo di valore, dobbiamo notare, valutare le sue azioni, le sue parole in questo libro. And connected to this, there are three main questions which, as we read, come into our minds. Ci sono tre domande che dobbiamo porci. The first question is, why does Boaz marry Ruth? La prima domanda è perché Boaz sposa Ruth. The second one is, why is he so slow? La seconda domanda è perché si muove così adagio, così piano. Why does he need to be pushed into marrying Ruth? Perché deve essere costretto a sposare Ruth. And then the third question is, why does he make such a public scene out of his marriage to Ruth? La terza domanda che dobbiamo porci è perché Boaz rende pubblica il suo dibattito, la sua decisione o meno di sposare Ruth. Because if we read chapter 4, we read there several times that Boaz called witnesses and the witnesses saw and he said in front of the witnesses, it's important for him that everybody knows what's happening. Perché al capitolo 4 leggiamo diverse volte che Boaz chiama testimoni o parla davanti a testimoni, è come se volesse rendere pubblica la sua decisione. So, let's look at the first question. Why does Boaz marry Ruth? La prima domanda, perché Boaz sposa Ruth? Is it because he's concerned for Naomi and her plight? Naomi is his family member. Allora dobbiamo ricordare che Naomi è sua parente, e forse perché lui si preoccupa per il benessere della sua parente? You think so? Cosa ne pensate? Non credo che inizialmente si preoccupasse troppo della situazione con Naomi, anche perché sembra che Naomi non volesse avere inizialmente relazione con Boaz, perché è ovvio, sapendo che lui è il parente ricco che ha diritto di riscatto, è ovvio andare a chiedere aiuto a un parente specialmente nel bisogno. So, but I think very often this is the traditional answer we give, is that he married Ruth because he cares for his family. Ma spesso la risposta tradizionale è ha sposato Ruth perché si preoccupava della sua parentela, di Naomi. We can also ask, is it because he has a sense of responsibility, because he's the redeemer, he's the Goel, the Hebrew, the Goel. Is that he feels responsible? I'm the Goel, so I have to do something, so I have to marry Ruth. Is that the reason? O forse ha sposato Ruth perché per il suo senso di responsabilità quale Goel, cioè quello avente diritto di riscatto. Or is there perhaps another reason? O c'è forse un'altra ragione? Okay, let's see. So, we read the scene 2. Allora leggiamo la scena 2. Yeah. And here we meet Boaz for the first time, and we see him as stepping on the scene as a man of faith. La prima volta che incontriamo Boaz lo vediamo che avanza sulla scena come un uomo di fede. He comes on the scene, he greets his servants, may the Lord be with you. Perché si rivolge ai servitori e li saluta, Yahweh sia con voi. And then he talks to Ruth and he starts his conversation with her, may Yahweh reward you. E poi quando si rivolge a Ruth le dice, possa Yahweh ricompensarti. So here is a man who has God on his lips. He talks about God. He calls down God's blessing on people. E qui, eccoci qui davanti a un uomo che ha Dio sulle labbra, un uomo che porta la benedizione di Dio sugli altri. And now the second question is, what's the nature of his interest in Ruth? E poi ecco la seconda domanda. Che tipo di interesse ha Boaz per Ruth? Very interesting the first question he asks. Not who is she, but who does this woman belong to? La prima domanda che Boaz rivolge al servitore non è chi è questa donna, è a chi appartiene questa donna. I mean, also asking, does she already belong to somebody? Nel senso, appartiene già a qualcuno? And then his concern, he expresses his concern for her three times. E poi mostra interesse per Ruth tre volte. And this concern is expressed in the Hebrew in sexual terms, with sexual overtones. E le parole ebraiche usate nell'originale
che parlano del suo interessamento per Ruth sono termini di importanza, interesse sessuale. He's afraid she may be molested by the workers. Ha paura che Ruth venga molestata. So he tells her it's better if she cleaves to his female servants. Quindi meglio se sta appiccicata in un certo senso alle serpe. And this word he uses, davak, is the word used in Genesis to say the man will leave his family and will cleave to the wife, davak, and they will become one flesh. E questo termine davak è quello usato in Genesi dove Dio dice che l'uomo lascerà sua madre e si unirà alla moglie in matrimonio. So we can already see Boaz, he sees Ruth and he can immediately imagine how other men will see her. Quindi vediamo che Boaz vede Ruth come altri uomini la vedono. The interesting thing is he already knows about Ruth and Naomi and about their situation. E la cosa interessante è anche notare che Boaz sa già tutto di Naomi, di Ruth e della loro situazione. But he has not yet lifted a finger to help them. Ma fino adesso non ha ancora mosso un dito per aiutarli. Now that he has seen this needy person Ruth, he has seen her, he really wants to help. Ora che ha visto questa persona in bisogno, questa Ruth, adesso sì che vuole aiutare. So that makes us wonder, you know, is it because Ruth needs help or is it because Ruth is the type of girl that anybody would like to help? Adesso ci poniamo la domanda, ma è perché Ruth è davvero nel bisogno o è perché Boaz vede in Ruth qualcuno che gli piacerebbe aiutare? So, and Boaz's blessing is also very interesting. E la benedizione che Boaz rivolge a Ruth è anche interessante. In chapter 2 verse 11 he acknowledges that Ruth is a special person. Boaz riconosce che Ruth è una persona speciale. Can you read first, yeah? Quindi al versetto 11 e Boaz rispose e le disse: tutto ciò che tu hai fatto verso la tua suocera dopo la morte di tuo marito mi è stato molto ben rapportato, come tu hai lasciato tuo padre, tua madre, il tuo paese natio e sei venuta ad un popolo il quale per addietro tu non avevi conosciuto. If we go back to the Hebrew, it's very interesting. The words are practically identical to the words describing Abram's call. Quando leggiamo queste parole nell'originale ebraico, ci rendiamo conto che sono praticamente identiche alle parole riportate nella chiamata di Abramo. Abram was called to leave his country, his family, and his father's house and go to a land that he does not know, that God showed him. Perché anche Abramo era stato chiamato a lasciare padre, madre, paese natio per andare in un paese ancora non conosciuto. But here Ruth has done the same not because God called her, but just because she cares for Naomi. E qui Ruth ha lasciato paese e parenti e genitori non perché l'aveva chiamata Dio come in caso di Abramo, ma perché aveva affetto per Naomi. So Boaz acknowledges this, but at the same time he keeps distance. Quindi Boaz riconosce questo in Ruth, però mantiene ancora le distanze. So he says, may Yahweh show you kindness, may Yahweh give you chesed. Quindi dice che sia Dio il Signore a darti chesed, a mostrarsi benigno, buono verso di te. Because it is under Yahweh's wings that you have sought refuge. Perché è sotto le ali di Yahweh che tu hai cercato rifugio. And note the word used for wings here, kanaf, will come later again. This word is very important. You have come to look for protection under the wings, the kanafim of God. E questa parola kanaf, è il plurale kanafim, è da ricordare perché è qui che Boaz dice tu Ruth hai cercato rifugio sotto le ali di Dio. So may God bless you. It's nearly similar to what we read about in the New Testament. It's no point to, if you see someone without clothes, without food, to say, God bless you, go away in peace, be satisfied, be dressed. Boaz is doing something similar. He's blessing Ruth instead of helping her. È un po' come nella lettera di Giacomo, nel Nuovo Testamento, dove dice che è inutile andare a benedire un poveraccio, un mendicante, uno senza abiti, e solo benedirle basta a parole. Qui anche Boaz sta facendo la stessa cosa, benedice Ruth che Yahweh ti mostri gentilezza, ma lui stesso non fa nulla.
Okay. Now we come to scene 3 on the threshing floor. E adesso siamo sull'aia, nell'aia, al capitolo 3, la terza scena. So, Boaz Boaz works all day, he eats, he drinks, and the Bible also says he eats, he drinks, and he was merry. So he drank enough to feel very happy, and leggiamo, then he went to sleep. Leggiamo qui che Boaz, alla fine della mietitura, ha mangiato, ha bevuto, e ha bevuto tanto da essere esuberante. Al versetto 7, Boaz mangiò, beve ed ebbe il cuore allegro, poi se ne venne a giacere da un capo, a un capo della vita, dice qua, comunque nell'aia, andò a dormire. And then, when Ruth comes, he doesn't even realize, because we read at midnight, he wakes up and he realizes, there's a woman in my bed. E dorme così profondamente che non si accorge neanche quando arriva Ruth, perché quando si sveglia a mezzanotte si accorge che c'è una donna nel letto. So, his first reaction, I mean, of course, after the surprise, he asked, who are you? After the surprise, his first reaction to what Ruth is doing is, this last chesed is better than the former chesed. La sua, naturalmente era sorpreso quando si è svegliata, si è ritrovata Ruth lì, e poi le sue prime parole sono, il suo primo pensiero, questo chesed di adesso è meglio della chesed di prima. Now, the chesed of before is very clear what he's talking about. He's talking about the chesed of Ruth towards Naomi, her care, her loving kindness to Naomi. E qui è chiaro che la chesed di cui parla, la chesed di prima, è l'affetto che Ruth mostra verso Naomi. Quel tipo di affetto verso Naomi, quella è la chesed di prima. But what is the chesed of now? Ma di che cosa si tratta quando parla della chesed di adesso? Well, if we read in verse 10, he says what it is not, and then we know what it is. E se leggiamo al versetto 10, vediamo che, di che cosa non si tratta, così per deduzione sappiamo di che cosa si tratta. He says, you have not gone after young men. Perché qui dice, non sei andata presso ai giovani. So? You've come after me. That is the second chesed. Per deduzione, la seconda chesed, la chesed di adesso è che tu sei venuta presso a me. So he said that you were kind to Naomi. That's wonderful. But that you are now chasing me. That's even better. Quindi Boaz dice è meraviglioso che tu ti preoccupi per Naomi, ma che adesso sei venuta a cercare me è anche meglio. Now the question is, what's going to happen next? Quindi la domanda adesso è cosa succederà? Because Ruth is there in his bed, and Ruth told him, I am Ruth, I am your servant Ruth, and Ruth does not wait for him to tell her what to do. Fortunately, Ruth tells Boaz. Ruth è lì, gli dice io sono la tua serva, e Ruth gli dice anche come deve comportarsi, non aspetta che Boaz prenda l'iniziativa, è Ruth che gli dice come comportarsi, cosa fare. And what Ruth does is Ruth turns his own blessing, she returns back to him. E quello che Ruth fa è rivolgere la benedizione di Boaz verso di lei, la rivolge verso di lui. Boaz has said, you have come to look for protection under Yahweh's kanafim, Yahweh's wings. Boaz aveva detto, tu Ruth sei venuta a trovare rifugio sotto le ali, kanafim, di Dio. And now here in chapter 3 verse 9, Ruth says, spread your kanaf over me. E adesso al versetto 9 del capitolo 3, Ruth, usando la stessa parola, ali, kanaf, al singolare, dice, coprimi con le tue ali. Now the word kanaf can mean wing, but it can also mean the cloak. La parola kanaf vuol dire ali, ma vuole anche significare mantello, come tradotto in certe Bibbie. Sì. Yeah. In italiano è mantello. Mantello. Sì. So Ruth says, spread your mantello. Mantello. Over me, but it reminds Boaz of what he said before about God's mantello, about God's wings or God's cloak protecting Ruth. Quindi quando Ruth dice stendi il tuo mantello su di me, Boaz deve per forza ricordarsi
delle ali di Dio, del mantello di Dio che lui ha invocato sopra. So, even though Boaz waking up with this girl, this lady in his bed, and one in whom he has interest anyway, his sexual interest in her, which would be natural, is subordinated to a more enduring interest in her security, in her safety. Quindi l'interesse di Boaz verso questa giovane donna bisognosa che va a cercare rifugio da lui potrebbe essere di tipo sessuale, però in questo caso è subordinato all'interessamento verso il benessere, la sicurezza di Ruth. And it's interesting that he reacts to what Ruth said by saying, everybody knows that you are an eshet hayil, a woman of worth. E Boaz riconosce che Ruth è una donna di valore, cioè eshet hayil. This is the female form of what we heard about Boaz. Boaz is an ish gibor hayil, and he says, you also are an eshet hayil. You are a woman of worth. Avevamo letto che Boaz è un uomo di valore, di onore, ish gibor hayil. Adesso Boaz usa le stesse parole al femminile per Ruth, eshet hayil. And because he respects her honor, he respects her worth, he wants to act honorably towards her. He doesn't want to make use of this situation, which he could easily do. Boaz rispetta il valore e l'onore di Ruth e quindi la tratta di conseguenza. Potrebbe anche approfittarne, ma non lo fa. So, Boaz does not take advantage of Ruth being in bed with him, but he expresses concern for her safety. He says, you cannot go home now, it's late, stay for the night. Quindi Boaz non approfitta di Ruth, però si preoccupa anche per la sua sicurezza, quindi non la manda via di notte, le dice di restare la notte. But he's not only worried about Ruth's safety, he's also worried about his own reputation. Ma Boaz si interessa non solo della sicurezza di Ruth, ma anche della sua propria reputazione. Because in verse 14 and 15 we read his words to himself. Perché ai versetti 14 e 15 leggiamo cosa Boaz dice in se stesso. He expresses a concern that no one should know that the woman came to the threshing floor. Not Ruth, but the woman came to the threshing floor and spent the night. Boaz non vuole che nessuno sappia che è venuta, la donna è venuta a trovarlo sull'aia. And because of that, he gives her this gift of 6 bushels of grain. Ed è per questo che dà a Ruth questo dono di 6 ceste piene di grano. Like that, he can make it seem as if she just came very early in the morning to come and buy food at the threshing floor. Come per far credere a tutti quanti che Ruth in effetti era solo venuta sull'aia a comprare del grano. If anyone sees her walking with all this wheat walking home, they would just think she went shopping at the market and she's on the way home. Quindi è come una scusa, se vedono Ruth col grano che se ne torna a casa, penseranno tutti andata a far spesa. Of course, the other thing is that Boaz might not himself be very clear about what exactly happened during the night. Però c'è anche un'altra possibilità, che magari Boaz stesso non sapeva esattamente cosa era accaduto quella notte. Because he fell asleep, he woke up and Ruth was already there in his bed. So, I mean, what happened before he woke up, he doesn't know. But what he knows is he has to act quickly to protect his reputation. In effetti Boaz, dopo aver mangiato e bevuto, si è addormentato e quando si è svegliato Ruth era lì, quindi cosa è successo tra mezzo non lo sa. Quindi gli preme davvero salvare la sua reputazione. What we have to note in this whole event of the threshing floor is that Naomi's welfare has never been at issue, never been discussed, never been mentioned. È anche importante notare che Naomi non è mai stata menzionata in questo dialogo notturno, in questi avvenimenti notturni. Nessuno ne parla, nessuno si preoccupa della sua sicurezza. It's totally a conversation between Boaz and Ruth. And Ruth is the sole object of his concern here. Quindi è un dialogo tra Boaz e Ruth è l'unico, Boaz interessa solo di Ruth. So, now we've come this far, I think we can come back to who was it who said that the real motive for Boaz is he fell in love with Ruth. Quindi adesso possiamo tornare al commento di prima, di poco fa, che Boaz
Si è innamorato di Ruth. And it's exactly because he fell in love with her that he treated her honorably even when he found her in his bed. Ed è senz'altro per questo, perché si è innamorato di Ruth, che Boaz l'ha trattata con onore anche quando se l'è trovata nel letto. But it's also because he fell in love with Ruth that he wants to marry her. Ma è anche perché si è innamorato di Ruth che vuole sposarla. So, if that is true, then we come to the next question. If he wants to marry her, why so reluctant? Ma allora, se è davvero così che Boaz si è innamorato di Ruth, perché dopo è così riluttante a sposarla? Why ci spiega così tanto? Why does Ruth have to take the initiative? Perché è Ruth che deve prendere l'iniziativa? Now, of course, we can say immediately, yeah, no, but it's because there's another redeemer. Boaz knows there's another family member even closer to the family than him. Possiamo dire, sì, sarà perché Boaz sa che c'è un altro che ha il diritto di riscatto, un parente ancora più stretto. But that doesn't solve the problem either, because even if there is another one, why didn't Boaz go to him earlier as he goes to him in chapter 4? Ma non solve la questione, perché Boaz sarebbe potuto andare già prima a parlare con quest'altro. So, the second possibility seems more likely. La seconda possibilità è probabilmente la più certa. And that is because Ruth is a Moabite. Ed è perché Ruth è una Moabita. And if we read the story of Ruth, we notice that the narrator refers to her continuously as Ruth the Moabite. E quando leggiamo questa storia ci accorgiamo che Ruth viene sempre descritta come la Moabita. Ruth la Moabita. We knew that in verse 1, chapter 1, verse 1. He doesn't need to say it again, but he says it all the time to show us, to remind us all the time that Ruth is actually from Moab. L'aveva già detto il narratore, l'aveva già detto al primo versetto, del capitolo primo, però pare ricordarcelo sempre, Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. And Boaz is a man of standing, he's a man who is respected in his community, so of course he is afraid of what will happen to his reputation if he gets connected to a Moabite. E Boaz, essendo un uomo di un certo stato in società, è preoccupato per la sua reputazione se dovesse sposare una Moabita. He tells Ruth, everybody knows you're a woman of worth. Dice a Ruth, tutti sanno che sei una donna onorevole. But when he finally decides to get married to her, he still has to hide the wedding in the middle of a financial transaction. E quando finalmente decide di sposare Ruth, è come se nascondesse il matrimonio in un affare finanziario. Yeah, I mean it's a land deal, you know, I buy a house and I buy a wife. Sì, perché si tratta di un compravendita del terreno di Naomi. So that brings us to the third question: why the public confrontation? Quindi la terza domanda che ci eravamo posti: perché la confrontazione pubblica? And here, for background, we actually need to look at Israelite laws, two laws which are important here: the law of redemption in Deuteronomy 25. Sorry, in Leviticus 25, and the Levirate law, which we find in Deuteronomy 25. E come sfonda questa scena della confrontazione pubblica, è bene conoscere la legge ebraica, come descritta in Levitico 25, la legge del diritto al riscatto, e in Deuteronomio, la legge del matrimonio levirato, Deuteronomio 25. So, just in short, you can go back to read this for yourself, but just in short, the law of redemption says that if a person becomes poor and has to sell his property, a family member should buy this property so that it stays within the family. Quindi la legge del diritto al riscatto vuol, in breve, se una famiglia e diventa così povera che deve vendere il terreno deve essere comprato da un parente così che resta nella famiglia estesa. Then at, during the jubilee year, after every 50th year, anyway, all property goes back to the original families. E poi nell'anno del giubileo, il 50° anno, tutte le proprietà ritornano alla persona che aveva la proprietà in origine. La famiglia di origine. So, but basically it's about what happens to this land until the sabbatical, the jubilee. It is good to keep land in the family.
Quindi quello che succede è che fino all'anno di giubileo è che il terreno, la proprietà resta appunto nella famiglia, per assicurare che resti nella famiglia. Now the levirate law is another very interesting law. Un'altra legge interessante è quella del levirato. The levirate law says that if a man dies without children. Questa legge dice che se un uomo muore senza discendenti, then his brother, but note, only that only goes for a family living together in one household. This law only goes for a family living together in one household. Questa legge si applica solo alla alle persone che vivono in una casa, cioè famiglia. La famiglia diretta. Sì, yeah, sì. Yeah. So if one brother dies, then the other brother who also lives in this extended family, he should then marry the widow, and the first son would be considered to continue the line of the brother, and from the second child on will be considered to be his own child. Allora, un fratello muore, la moglie vedova viene sposata dal secondo fratello. Il primo figlio di questo secondo matrimonio porta il nome del primo fratello e continua la sua discendenza. Il secondo e gli altri figli sono poi discendenti del secondo fratello, del secondo marito della moglie vedova. Now, what I want you to note is that we just read Ruth as if this law naturally fits the book of Ruth. Actually, it doesn't. E quando leggiamo Ruth, ci sembra che appunto sia il caso chiaro di questa legge del levirato, ma invece non è un caso chiaro. So that's another question we should actually ask. Why is this law invoked by Boaz if it does not actually apply to his situation? Quindi un'altra domanda che ci possiamo porre: perché Boaz invoca questa legge quando in effetti non trova applicazione in questo caso? Because he's not the brother of Mahlon or Chilion, and they don't live together in one family. Perché Boaz non è fratello di Mahlon e Chilion, i figli di Naomi, e neanche vive nella stessa casa. Now, I would say what happens here is that redemption and levirate, these laws, are used by Boaz as a cloak for something else. Io direi che la legge del levirato e del riscatto vengono usati da Boaz come un pretesto, un mantello veramente. Un altro mantello, un pretesto per coprire qualcosa. Yeah. Because Boaz needs a cloak to allow him as an Israelite to get married to this Moabite widow. Perché Boaz ha bisogno di un mantello, di un pretesto per poter sposare la straniera, la Moabita. And Ruth, by what she says to him on that night on the threshing floor, Ruth gives him the cloak he needs. E in effetti Ruth, quando ha parlato con lui quella notte, gli ha dato questo pretesto, questo mantello, questa scusa di cui Boaz aveva bisogno per poter sposare la straniera. Ruth says to him, extend your kanaf, your cloak, your wing over your maidservant, because you are the goel, you are my savior. Ruth gli ha detto, estendi il tuo mantello su di me, perché tu sei il mio redentore, il mio goel. Now, let's look at the first part. Extend your kanaf over me. Stendi il tuo kanaf su di me. Now, this is very ambiguous, because in other places in the Old Testament it can have different meanings. Extend your cloak over me can just very simply mean have sex with me. Nella Bibbia questo termine stendi il tuo kanaf su di me può avere anche significato sessuale. Or it can be an appeal to marriage. Oppure può essere un appello al matrimonio. Please marry me. Per favore sposami. Or it can be a request for protection. Please protect me. Oppure può essere una richiesta di protezione. Proteggimi. Of course, it can also mean everything at the same time. Potrebbe anche significare tutte e tre le cose insieme. And when Ruth says this to Boaz, Boaz has to make the choice. How does he want to interpret her words? What does Ruth mean? E quando Ruth dice a Boaz, stendi il tuo kanaf su di me, Boaz, essendo a conoscenza di questi tre significati, deve fare le sue deduzioni, deve decidere lui
cosa vuole capire. Does he want to understand, make love to me, marry me, or protect me? Cosa vuole capire? Facciamo l'amore, sposami, o proteggimi semplicemente? But because this same word enough has already been used before, just don't know how long before, Boaz has used the same word kanaf in the religious context as part of a blessing. May God, under whose kanaf, kanafim, you have looked for refuge, may he bless you. Boaz, of course, immediately knows that Ruth does not mean does not have the obvious meaning in mind. Però se Boaz aveva usato questa parola kanaf, kanafim al plurale quando ha incontrato Ruth la prima volta, che Yahweh stenda le sue ali su di te. Quindi adesso a sentire di nuovo questa parola detta da Ruth, naturalmente Boaz ricorda il significato più religioso della parola e non quello materiale. So that is the first part. The second part of what Ruth said is very important. She said, "You are my goel." E poi la seconda parte delle parole che Ruth gli rivolge, "Tu sei il mio goel." Now, goel is just a normal word which means savior. Ruth basically says, "You are my only hope. Only you can save me." La parola goel in effetti vuol dire salvatore, redentore. Tu sei, è come se Ruth gli dicesse, tu sei l'unico che può aiutarmi, la mia unica speranza. And that's possibly what Ruth meant, because she's not an Israelite, she doesn't know all these complicated laws, goel, levirate, and whatever. She just means to tell Boaz, you are my only hope, you are my only salvation. E probabilmente Ruth, essendo straniera, non essendo a conoscenza di tutte queste leggi giudaiche riguardanti il levirato, il diritto di riscatto, e probabilmente questo è il significato che lei ha dato alla parola, tu sei la mia unica speranza. But for Boaz, when he heard the word goel, and he knows he is a goel, he thinks of the technical term, of the law, and of all that implies. Ma naturalmente Boaz, essendo a conoscenza delle leggi, quando sente la parola goel, lui la conosce questa parola in senso teorico e sa cosa deve fare. And Boaz realizes, I have my cloak. Now I can marry her. So he says to Ruth, don't worry, I'll take care of everything tomorrow. E Boaz naturalmente sa, ecco, questo è il pretesto, adesso posso sposarti. Così dice a Ruth, non preoccuparti, ci penserò io domani. So we come to chapter 4 and the confrontation in the gate. Allora arriviamo al capitolo 4, la quarta scena, la confrontazione alla porta del paese. Boaz calls the other redeemer, the other goel, and he calls witnesses. Boaz chiama l'altro redentore, l'altro avente diritto al riscatto, e testimoni. And out of the blue, we hear that Naomi wants to sell her field. E tutto ad un tratto siamo a conoscenza del fatto che Naomi vuole vendere il suo campo. Now notice the narrator didn't tell us this. That's what Boaz says. Whether it's true or not, we don't know. E ricordiamo, dobbiamo notare qui che il narratore non ci ha mai parlato di un campo. E sono queste le parole di Boaz, quindi non sappiamo se sia vero o meno. Boaz invokes the field, Naomi's field, because then he can apply the law of the goel. E Boaz parla del campo di Naomi perché è attraverso questo pretesto che può applicare la legge del riscatto. So he asks this other goel, would you like to buy the field? Così chiede a quest'altro goel, quest'altro avente diritto di riscatto, vorresti comprare il campo di Naomi? And the guy says, well, of course, this is going to be a bargain. Naomi has nothing, she has to take whatever I give her. Of course I will buy this field, it will cost me nothing. E quest'altro uomo naturalmente approfitta della situazione, Naomi non ha nulla, senz'altro sarà contenta di qualsiasi cosa le dia, certo voglio comprarlo il campo. Only now does Boaz announce his intention to get married to Ruth. E solo adesso, in secondo tempo, Boaz rende pubblica la sua decisione di sposare Ruth. Now, of course, if you read your Bible, you won't find this there. Because in our Bible we have the Kerei reading and not the Ketiv reading. E questo non è molto chiaro nelle nostre Bibbie, perché nelle nostre Bibbie ci abbiamo un Kerei. Kerei. La lettura Kerei, non Ketiv. Now, in the Old Testament, the rabbis had such respect for the Bible, the very words of the Bible, that even mistakes they didn't change.
tempi antichi i rabbini avevano un tale rispetto per la parola di Dio che non correggevano neanche gli errori di trascrizione. So what happened if they came to a place where they thought the text was wrong? Then they didn't change the Hebrew letters, they just changed the vowels to fit the correct letters, and the correct letters they wrote on the side of the page. Quello che succedeva è che quando i rabbini trovavano un errore, non correggevano l'errore, ma scrivevano la parola giusta al margine. Yeah. So what we have here, what we have in our Bibles, is what the rabbis say we should read. But what is actually written in the Hebrew text, the original Hebrew text, is this: on the day that you acquire the fruit from Naomi, not you also acquire, but I also acquire Ruth, the Moabites, the widow of the dead. Quindi la vera, quello che dovremmo leggere del testo originale ebraico è: il giorno che Boaz dice all'altro avente diritto di riscatto, il giorno che tu acquisti la proprietà di Naomi, io acquisto come moglie Ruth, la Moabita. And why? In order to establish the name of the dead over his inheritance. E perché? Perché sposo Ruth, così che posso conservare il nome del defunto per la sua eredità, nella sua discendenza. Now, very long ago, because people did not bring all the things together, they thought there must be a mistake in the Hebrew, so they changed it. And that's what we have. That if you take the field, you also have to take Ruth. But actually, it's not like that. It's Boaz saying, you apply the law of the Goel, and I apply the Levirate law in this case. And we both help the family. Tanto tempo fa, quando appunto trascrivevano il testo ebraico, gli pareva un errore questo io, tu e io, tu la proprietà, io la moglie. E per quello che l'hanno corretto, hanno detto il giorno che tu acquisti la proprietà ti prendi anche Ruth come moglie. Ma in effetti l'originale è tu acquisti la proprietà e io mi prendo Ruth. Because there's no law in the whole Old Testament you can go look where if you buy a field you also have to take the wife. There's nothing like that. Non c'è nessuna legge nell'Antico Testamento che dice che se prendi la proprietà devi anche prenderti la moglie. It is Boaz who brings together these two laws. È Boaz che unisce queste due leggi, quella del riscatto e quella del levirato, le prende insieme, le mette insieme. Because like this, he can scare away the other guy. He's not interested in buying the land anymore. Perché in questa maniera, mettendo insieme queste due leggi, può far paura all'altro avente diritto di riscatto, che non ha interesse a sposare Ruth, vuole solo il terreno. And also because, according to this, Jubilee law, if he buys the land, and if Boaz marries Ruth and has a son, then the land will go back to the son. So he will have to buy the land and give it back for free later when there's a son. So of course he's not interested anymore. It's not a bargain anymore. E anche perché il secondo avente diritto di riscatto non ha interesse, perché sa che per via della legge del giubileo, dopo 49 anni, il terreno, se Boaz e Ruth avessero un figlio, il terreno che lui ha adesso comprato, deve ritornare al figlio primogenito di Boaz. So then this guy says, no, I don't want the land, and Boaz says, fine, give me your slippers, give me your shoe, to show everybody here, you're not interested. Allora quest'altro dice non ha interesse, e Boaz, per confermare il contratto, gli chiede la scarpa, il sandalo. Now, why is this such a good idea for Boaz? Perché tutta questa transazione è un'idea buona, una buona idea per Boaz? Because like this, Boaz can redeem Naomi's property, but he can also redeem his own good reputation. Perché in questo modo Boaz può redimere, può salvare, riscattare la proprietà di Naomi, ma può anche salvare la sua reputazione. Because now he's marrying a Moabite, does not count against him. It's even something he can emphasize. Perché adesso il fatto che lui sposi una moabita, una straniera, non è qualcosa di cui possono accusarlo, ma è qualcosa che anzi gli porta onore. And that's why he says, I acquire Ruth, the Moabite, for my wife. E adesso lui stesso dice, prendo come moglie Ruth, la moabita. Because what he actually says is, look at this guy, he just wants to make money out of Ruth. Whereas I am prepared
not just to buy the field, but even to marry Ruth, even though she's a Moabite, just because I love my family so much. Just to keep alive the memory of poor old Mahlon who died in Moab. I will even marry his wife, Moabite as she is. È come se Boaz volesse dire, vedete quanto sono onorevole, non solo salvo la proprietà di Naomi, ma sposo anche questa povera vedova e conservo il nome di suo marito Mahlon. And of course the people think he's a wonderful guy, because he doesn't even need to marry her. He's not the brother of Mahlon, even though he's not a brother, even though he's not direct family, and even though she's a Moabite. This man is such a good example of family love. He will marry this woman just because he loves his family so much. La gente di Betlemme naturalmente pensa bene di Boaz, perché Boaz poverino si sacrifica sposando questa Moabita. So of course Boaz is a man of worth. I mean, after this, I will say even more. This is a man of honor. This quindi Boaz. Adesso a maggior ragione possono dire Boaz è davvero un uomo d'onore, un uomo di valore. But the narrator has the last word. Ma il narratore che ha l'ultima parola. Because if we read the genealogy at the end of Ruth, then we find that the names of the dead that Boaz was going to keep alive, they don't even appear in this genealogy. In effetti, quando leggiamo alla fine del libro gli ultimi due o tre versetti, la genealogia di Boaz e Ruth, vediamo che i nomi dei defunti di cui Boaz voleva salvare la memoria non vengono neanche menzionati. So, that was not really the main thing. Obed is just called the son of Boaz, he's not the son of Mahlon. Quindi Obed viene nominato, sarebbe per legge dovuto essere, secondo Boaz, dovuto essere figlio di Mahlon, invece qui è solo figlio di Boaz. So the fiction of raising a son for the dead, after everything was done, said and done, and all lived happily ever after, they all forgot about that part. Il fatto che voleva allevare un figlio per Mahlon era solo un pretesto, tutti si sono dimenticati di quello. So now we can come back at the end and we can ask Boaz, the man of worth, where does his worth lie? Quindi adesso alla fine possiamo chiederci in che cosa consiste il valore, l'onore di Boaz. Is it his concern for the family name, the names of the dead? Il suo interesse a mantenere il nome di famiglia dei defunti? Is it his concern for Naomi? Il suo interesse per Naomi, la sua preoccupazione per Naomi? Is it his sense of responsibility as a redeemer? O il suo senso di responsabilità quale avente diritto di riscatto? In fact, Boaz wants to marry Ruth, and he finally manages to do so. In effetti, tutto ciò che Boaz vuole fare è sposare Ruth e c'è. He acts for himself, and all his other concerns may play a role, but basically, it's just a means to achieve his main purpose, which is to marry Ruth. Boaz agisce nel proprio interesse, tutti gli altri fattori avranno anche contribuito, però in effetti quello che voleva fare è riuscito a raggiungere. So, I don't want to say anything negative about Boaz, I just want to say Boaz is a man like us, he's a person like us. Boaz is a kind man, he's a religious man, he's a good man, but that is not where his worth lies. Non voglio parlare male di Boaz, però voglio semplicemente farvi capire che è un uomo come noi, un uomo gentile, un uomo che vuole fare le cose giuste per bene, è un uomo come noi, ma il suo valore non consiste in questo. His worth lies in what God does through him. Il suo valore consiste in ciò che Dio compie attraverso di lui. Through his actions, through his motives, even though they are mixed motives, through his love for Ruth, God is at work. Attraverso le azioni di Boaz, con motivazione più o meno pure, attraverso il suo amore per Ruth, Dio è all'opera. Boaz becomes a channel of God's blessing to many. Quindi Boaz diventa un canale per le benedizioni di Dio, perché le benedizioni di Dio raggiungano altri. It's very interesting that the only action of God mentioned in the whole book of Ruth, directly by the narrator, is that God made Ruth conceive Obed, this child. Ed è anche interessante notare che in tutto questo libro di Ruth l'unica azione diretta di Dio in questa storia, in questi avvenimenti, è al concepimento
di Obed, che Dio fece concepire Ruth. But through God's action, I mean through Boaz, God is at work, and we see him becoming a blessing to many. Attraverso Boaz Dio è all'opera e può benedire tanti altri. Boaz becomes a blessing to Naomi because she who was empty can be full again, ends up with a child on her lap. Boaz diventa di benedizione a Naomi perché Naomi che era vuota adesso ha un nipotino in grembo, ha di nuovo una vita piena. He becomes a blessing to Ruth because Ruth, the outsider, the foreigner, she obtains security and she finds a firm place in her new adoptive country. E Boaz è di benedizione a Ruth perché Ruth la straniera ha adesso un posto sicuro, tranquillo nel suo paese adottivo. Boaz becomes a blessing to Israel because Ruth's great grandchild is David. E Boaz diventa anche di benedizione per Israele perché il suo pronipote sarà il re Davide. And Boaz becomes a blessing to us. Because if you read Matthew 1, the genealogy there, you will find both Boaz and Ruth's names there in the genealogy of Jesus Christ, our Savior. E Boaz diventa di benedizione per tutti noi, per tutto il mondo, perché in Matteo 1 leggiamo nella genealogia di Gesù, Boaz. Gesù, Boaz e Ruth sono i progenitori di Giuseppe e Maria. So, the important thing to see is that Boaz is a normal person, a person like us, who acts in with mixed motives, but because God uses him, that is what makes him a person of worth, a value. La Boaz è una persona come tutti noi, però perché viene usato da Dio, è ciò che lo rende una persona di valore, l'essere usato da Dio. We have very little time left, but I think we need to make 5 minutes break before we get to the root, which is the main part. So please, not more than 5 minutes. 5 minuti scarsi perché c'è ancora la parte principale, root.